Il teratoma sacrococigeo è il tumore più frequente del neonato ed origina nella regione presacrale. In base alla localizzazione viene classificato in quattro tipi: a componente prevalentemente esterna, a completamente esterna, oppure una parte esterna ed una interna, o completamente interno. Le forme a localizzazione prevalentemente esterna, come in questo caso, sono quelle più comuni. Sono l'80% circa e sono anche quelle a prognosi migliore. In questo caso vediamo che il contenuto del teratoma è prevalentemente cistico, delle dimensioni di circa 30 x 25 mm. La diagnosi differenziale si pone con il mielomeningocele, ma in quel caso vi è difetto spinale e si osservano anomalie della fossa cranica posteriore che in questo caso non abbiamo ovviamente evidenziato. Un corretto esame verifica poi inoltre la possibilità anche del danno renale, soprattutto però nel caso della forma a sviluppo interno, per compressione sulla vescica e sui reni. In questo caso vediamo però che la componente è prevalentemente esterna e che non vi sono tali alterazioni. In genere la prognosi è benigna, tranne nel caso di grandi o maligni teratomi, ed il parto viene espletato con taglio cesareo, soprattutto per evitare distocie meccaniche nei teratomi più grandi di 5 cm.